Bentrovati alla nostra diretta su questa luna particolare, speciale che avremo proprio il 14 di dicembre, lunedì, e che stiamo aspettando da tempo con tantissima forza, tantissima intensità, tantissimo interesse, perché sarà una luna straordinaria e sarà veramente una luna che porterà un grandissimo ed enorme cambiamento nelle nostre vite, aprirà delle porte totalmente nuove a chiusura proprio di questo 2020, che è stato particolare, è stato estremamente interessante sotto tanti aspetti. Prima di iniziare volevo ricordarvi che il 21 di dicembre farò sulla nostra piattaforma video gratuita la meditazione del solstizio d'inverno, Iule. Quindi se avete piacere di essere parte di questa meditazione alle 18.30 di lunedì 21, vi porterò a fare proprio questo viaggio insieme. Se avete piacere di essere parte, contattate la nostra segreteria della scuola. La scuola vi manderà tutti i link per ricevere, appunto, per poter essere con me il 21 e fare questa grande meditazione. L'ultima volta eravamo veramente in tantissimi, siamo arrivati praticamente a 200, quindi mi fa molto anche piacere se volete essere presenti o condividerlo, perché è un appuntamento che ci tengo a tenere regolare, soprattutto perché il mio intento è riportare, risupportare gli esseri umani a ricontattare l'energia della trasformazione della natura, perché tutto noi seguiamo il grande movimento della vita ed è importantissimo imparare a riconoscerlo in noi. Poi vedrete perché, subito dopo, quando spiegherò questa luna, quanto sarà importante questo solstizio, perché proprio più di tutti gli altri apre le porte a un grandissimo cambio di vita. In più volevo ricordarvi, iscrivendovi alla mailing list del sito, riceverete gratuitamente la gazette della scuola con tutte le informazioni e mensile, quello che facciamo, come lo facciamo, tutte le news, tutte le informazioni sulle lune e così via. Qui trovate sempre sul nostro sito anche tutte le informazioni riguardo i nostri corsi e quello che facciamo, perché veramente siamo impegnatissimi. Adesso praticamente il 100% dei nostri corsi sono online e quindi anche divisi in serate, quindi siamo molto lieti e sono molto lieta di accompagnarvi in questo grandissimo viaggio. Allora iniziamo con questa luna che è molto particolare. In questa luna, in questa giornata che sarà lunedì 14, si concentrano non soltanto eventi importanti, ma questa luna a livello mondiale viene definita una grandissima luna di iniziazione collettiva, cioè l'umanità sta proprio vivendo questo grandissimo, enorme cambiamento di cui ho parlato tanto, e diciamo così siamo proprio alla grandissima svolta. E questa settimana, proprio da lunedì, in realtà già da adesso, perché siamo già dentro l'energia della luna, ma in particolare da lunedì a lunedì prossimo, il 21, giorno del solstizio, ci saranno, accadranno tutta una serie di cose importantissime, perché servono appunto a supportarci questo grandissimo cambiamento. E questa luna cade appunto il 14 di dicembre, che è un giorno estremamente particolare, perché quest'anno coincide, il 14 significa nei numeri cambiamento, ma quest'anno coincide con una celebrità, un'antichissima celebrità ebraica, risale al 165 avanti Cristo, in cui gli ebrei si liberarono dal dominio ellenico e nello scappare gli elleni fecero cadere la loro menora, sapete benissimo, il candelabro ebraico, che tra l'altro è parte anche della nostra cultura, perché le indicazioni su come costruire il candelabro ebraico si trovano proprio nell'Esodo, nella Bibbia. Parla di questa grandissima alleanza fra uomo e Dio. E quindi questa giornata, questo evento, no, fece sì appunto che questa candelabro venisse rovesciato e non ci fosse abbastanza olio per poter continuare la celebrazione come era loro usanza. Che cosa successe? Che loro raccolsero questo olio, e questo olio, che in quantità era sufficiente per una giornata soltanto, in realtà durò
molto di più, e da lì questo giorno viene chiamato il periodo dei miracoli o la festa dei miracoli. Che cosa c'entra con noi, voi dite? Perché apparentemente sembra che questo evento non abbia niente a che vedere con noi. In realtà non è così, perché questo evento, secondo la tradizione ebraica, il periodo dell'Hanukkah è iniziato 2 giorni fa, non ieri, il giorno precedente, in cui si accende ogni giorno una candela di questa menorah a 9 braccia, coincide con l'apertura di un grandissimo portale cosmico. E questo portale cosmico, quindi siamo all'interno di questo grandissimo portale cosmico, ci permette proprio di connetterci con l'energia del presente, cioè di questo momento della vita, della nostra vita in particolare. E ricordatevi una cosa importante: che cos'è che sempre nel presente è il nostro corpo. Il nostro corpo qui nel presente riceve tutte le energie, tutte le trasformazioni, quindi si apre questo grandissimo portale cosmico senza bisogno assoluto di nessun tipo di accesso. Di solito ci sono dei rituali da celebrare proprio per l'apertura dei portali cosmici, invece qui non c'è bisogno di assolutamente nulla, e questo portale ha una grandissima qualità perché porta benedizioni, porta abbondanza e porta allineamento, perché ci offre la possibilità di cambiare e di riappropriarci del nostro potere personale, contribuendo proprio alla nostra crescita in consapevolezza e di conseguenza proprio a un cambio di prospettiva e visione delle cose. Quindi questo rituale particolare, no, ci aiuta a fare un grandissimo salto di coscienza, aiutandoci a fare che cosa? Ad accettare la responsabilità di noi stessi, di quello che siamo, che è esattamente del nostro progetto divino, che è esattamente quello con cui ha a che vedere questa, no, questa luna proprio che abbiamo a partire da lunedì e che in già siamo dentro. Perché questo portale cosmico ci aiuta a riconoscere la prosperità reale, a vedere le cose come sono, a non preoccuparci, porta giù questa energia che aiuta a non preoccuparci del futuro, ma cominciare a guardare il presente, perché soltanto nel presente che noi possiamo cominciare ad agire per andare verso il futuro. Dove creo il futuro? Qui, ora, con le scelte che faccio qui, ora. In più ci aiuta a riconoscere, no, la nostra luce, la luce interiore, che è l'unico potere che abbiamo, e che la sua forza è in grado di disperdere, no? No, le tenebre, intese come la nostra incapacità di agire, la nostra incapacità di muoverci e aiutarci proprio nella grande comprensione di quello che siamo. Quindi siamo dentro l'Hanukkah, una forza incredibile che è presente questa settimana, perché ricordatevi che ho questi 8 giorni, 9 giorni, che si chiuderanno alla fine della prossima settimana, quindi fondamentalmente siamo dentro questa energia. Questa lunazione coincide, appunto, come ho detto, è in Sagittario, sarà col Sole, è una luna nuova, a 23 gradi Sagittario, poi vedremo che energia è, ma in più questa luna è congiunta col centro della galassia. Il centro della galassia è un enorme buco nero con una qualità fortissima, un'energia potentissima proprio, che ci aiuta a scaricare proprio tantissime informazioni, ad entrare, a trascendere la nostra ignoranza, intesa come conoscenza, cioè non il fatto che io non so delle cose, ma il fatto che io ignoro, attenzione bene, ignoro tutta la conoscenza che porto già dentro con me, che è legata al concetto dell'intuizione proprio di questa luna. Quindi questa luna congiunta, quindi praticamente a pochi gradi il centro della galassia, perché sono a 3 gradi differenza, è il 26 gradi Sagittario, porta dentro una forza e un download di energia incredibile che va a toccare proprio, perché il centro della galassia è legato al nostro primo chakra, quindi alle nostre radici, al nostro fondamento, in inglese dice al grounding di quello che siamo, porta giù tutte queste informazioni perché ci sta aiutando a pulire il nostro corpo e a riconoscere la verità che portiamo dentro, perché il Sagittario, la luna in Sagittario, è il segno della verità,
Il Sagittario amano la verità per eccellenza e amano, sono costantemente alla ricerca della verità. Ma questa luna attiva specificatamente l'energia del Sagittario perché ci sta chiedendo di riconoscere la verità della conoscenza, cioè del nostro progetto di vita che abbiamo dentro, scusatemi. Tra l'altro il meridiano del Sagittario è il fegato, che è proprio quello che ci aiuta a, quello che gestisce il nostro corpo e gestisce la gestione del progetto della nostra vita. Quindi il meridiano del fegato quando non lavora ci dà rabbia e frustrazione, quando lavora bene ci dà rabbia e frustrazione, perché il suo compito è proprio aiutare ad andare fortemente nella direzione del nostro progetto di vita. Quindi il 17 abbiamo la uscita di Saturno dal segno del Capricorno, un segno in cui è stato per due o tre anni, poi ritornerà per brevemente i primi di giugno, no scusatemi, i primi di luglio, per poi rimanervi fino verso la fine dell'anno e rientrare nuovamente in acquario. Quindi Saturno entra in acquario, e che cosa significa questo Saturno? Noi non lo sappiamo, ma è stato, era nell'astrologia antica, prima che venissero scoperti i pianeti più lontani, cioè Urano, Nettuno, Plutone, era il segno che era governato da Saturno. Quindi Saturno, tra virgolette, si trova a casa lì ed è il segno della visione. Quindi quando Saturno cambia segno zodiacale avviene una cosa importante, cioè abbiamo il risultato, cominciamo a raccogliere il risultato di tutto quel lavoro interiore che abbiamo fatto negli ultimi 2 o 3 anni, chi ha fatto il lavoro dentro di noi. Quindi tutta la fatica, tutta l'intensità, tutto quello che abbiamo, la trasformazione che abbiamo vissuto, comincerà a portarci verso il nostro nuovo futuro. Quindi da qui a luglio, questa settimana a luglio, cominceremo ad avere un assaggio di quello che è il nostro futuro, questa nuova energia che entra. E il 21, giorno del solstizio, Saturno e Giove che entra si saranno congiunti in Sagittario, in Acquario, cosa che è un altro evento straordinario, perché aiuterà proprio Giove, è molto positivo, a materializzare la nostra visione e il nostro disegno verso il futuro. Quindi da qui alla fine dell'anno abbiamo un passaggio, no? Urano torna diretto alla fine dell'anno, quindi Urano che è in Toro già da molto tempo, adesso sta andando retrogrado, quindi quando i pianeti vanno retrogradi, cioè sembrano rispetto ai nostri occhi andare indietro, tornerà ad andare diretto, e quando vanno retrogradi ci chiedono di andare dentro, e quando vanno diretti ci portano ad agire nel mondo. Quindi vedete quanta energia sta accadendo, perché questo solstizio tra l'altro rappresenta un altro passaggio importante, perché il solstizio, il sole si ferma, il sole sta scendendo, no? Dall'altra parte sta scendendo, quindi ecco perché le giornate si stanno sempre accorciando. Il 21 solstizio vuol dire il sole che rimane sta fermo nel cielo, cioè sosta nel cielo per un istante. Sosta in realtà nel fondo, perché è in fondo, no? Il sole rispetto alla terra si muove non diretto, no? Il fatto che abbiamo in estate e in inverno durate diverse, proprio perché c'è un angolo che si forma proprio tra l'orbita della Terra e l'orbita del Sole. Nel punto più basso, naturalmente, accade una cosa importante. Mi fermo. E cosa facciamo quando ci fermiamo? Ci fermiamo mentre stiamo facendo un viaggio per prendere energia. Nella sosta verso il basso, ok? Quello che accadrà sarà proprio un momento di grande intensità energetica per risalire verso l'alto, e la risalita del sole verso l'alto porterà una grande spinta, perché sta ascendendo verso l'alto. Quindi il punto molto molto importante che ci aiuterà in questa grandissima ascesa che stiamo vivendo. Stiamo attraversando un momento forte, intenso, di grande trasformazione. Questo 14 ci dice proprio questa energia del cambiamento. Quindi questo cambiamento, questa fortissima
energia ci sta creando una trasformazione, perché il 14 è il potere della parola. Il potere della parola vuol dire fondamentalmente che è un'energia di grandissima creatività, ok? Quindi è la creazione attraverso la vibrazione. E la vibrazione messa nello spazio, ok? Quindi dobbiamo stare assolutamente attenti a che tipo di energia, tipo di parola, tipo di comunicazione, di pensiero, perché il Sagittario ha a che vedere con i pensieri, vado a mettere nello spazio, cioè lo spazio creativo. Vorrei ricordarvi una cosa estremamente importante, che per poter iniziare il nuovo dobbiamo cambiare. Il 14, come vi dicevo, è estremamente importante perché? Perché il 14esimo giorno nella cultura della Bibbia è un giorno in cui ci sono stati molti cambiamenti. Il 14esimo giorno del primo mese Dio ha fatto due promesse ad Abramo. La prima promessa è stato il fatto che avessimo la nascita di suo figlio Isacco e del fatto che tutta la discendenza di suo figlio sarebbero stati i suoi discendenti sarebbero benedetti e poi una di queste benedizioni è proprio da figlio nasce poi anche l'energia, il seme spirituale che rappresenta poi Gesù, che è stato proprio la manifestazione, noi sappiamo, nel 14esimo giorno di nuovo del primo mese, del 30esimo anno dopo Cristo, Dio si è manifestato in lui e nella carne. Quindi simbolicamente vuol dire che dobbiamo andare a mettere, per quello che ci riguarda, una grandissima energia di forza in quello che andiamo a seminare, perché il 14-5 è un cambiamento. La prossima settimana siamo in una settimana 55 e la 55esima settimana è la settimana del cambio di direzione, è l'esperienza di San Paolo. Quindi, che cosa vuol dire questa energia? Vuol dire che cambia, c'è una potenzialità di un grande cambio di direzione di vita, c'è qualcosa accade che ci spinge veramente ad andare dentro e a chiederci che cosa vogliamo veramente, che siamo veramente. Non so se sapete la storia di San Paolo. San Paolo si chiamava Saulo, aveva una vita di un certo tipo e improvvisamente riceve questo flash di luce che lo spinge ad andare in un'altra direzione e decide di chiamarsi Paolo perché prende proprio l'energia del divino. Cioè, il senso di questo grande periodo è proprio una svolta grande, quindi un emotional breakthrough che ci porta a decidere ad andare in una nuova direzione, se sappiamo coglierlo. Perché l'altro passaggio importante di questo momento è il fatto che il meridiano del fegato, che governa appunto la nostra pianificazione, ha come energie difficili, ha l'energia di rabbia che non abbiamo espresso e anche tristezza che ci porta a una sorta di grande incapacità di agire. Quindi il senso è che se rischiamo di rimanere in questa energia di depressione, di tristezza, perché non vediamo la strada di fronte a noi, e continuiamo a credere al senso di ciò che è andato perso, non riusciamo a fare questo grandissimo passaggio nuovo che ci viene chiesto. Questo 14 è un cambiamento fortissimo, qualcosa che non potremo neanche quasi controllare. È il 12 che è il mese, no? È l'indicazione dell'autorità di Dio, no? Rappresenta proprio la perfezione e il potere della sua autorità. Cioè, quello che questa luna ci sta invitando, 14 è un 5, il 12 è un 3, che è un 53, che si chiama smetti di combattere, dobbiamo realizzare che noi non abbiamo il controllo sul mentale, sulle nostre vite, che è poi quello che il Sagittario ci chiede. Il Sagittario è un segno di insegnamento interiore. Qual è la verità? Ascolta la verità
della conoscenza che hai dentro di te e la somma totale di questa data della Luna, il 14-12-2020, ci dà proprio 30, che è eleva te stesso. Abbi la maturità e la lealtà di dedicarti completamente a quella verità che scopri dentro di te, La che è tua conoscenza interiore. Quindi il 30, 30 è anche i 30 denari con cui Giuda ha venduto Gesù. Quindi attenzione a cosa per cosa vendiamo noi stessi, perché il 30 è anche il lutto energeticamente, quindi potremmo sentire questa energia fortissima di lutto, di cambiamento, di trasformazione, no? Perché l'eclissi solare è una, che avremo questa eclissi solare, l'altra cosa che avremo in questa luna è proprio questi cambiamenti, un'eclissi solare vale come tantissime lune, tre lune nuove dentro di noi, perché la luna nuova è la novità, il nuovo, no? E ci chiede, quando abbiamo un'eclissi, abbiamo la possibilità di nuovo di connetterci con lo spirito, perché il velo con la creazione è molto sottile. Quindi lentamente il sole ha il compito di questa crisi di sole di rimuovere, di creare tutti gli incredibili cambiamenti più esterni che interni, perché il sole è più legato alla vita esteriore di quanto non sia la vita interiore, la luna è più interiore, più il subconscio, che rimuoveranno tutti gli ostacoli che sono sulla strada della nostro, per aiutarci ad raggiungere lo scopo della nostra anima. Quindi C'è 7, 2 volte 7, c'è in atto 14 e 2 volte 7, quindi una purificazione e luce fortissima che entra nelle nostre vite, perché, come vi dicevo, il 53 è la nostra mente superiore, cioè il nostro vero sé, che sta cercando di spingere con tutte le sue forze per aiutarci a andare nella direzione dello scopo della nostra vita, che è la nuova energia. Questo periodo è anche l'inizio della grande nuova era annunciata nei testi antichi. Per cui tutto questo tema, tutto il tema della numerologia, della giornata, parla proprio di questo grande, grande cambiamento. Tra l'altro, questa luna nuova, luna e sole saranno allo stesso grado, sono 23 gradi 08 e 23 fa 5. Quindi 23, 2,23 sono 2,5 che è un altro 55 e lo 0,8 ci parla proprio di allineamento dentro e fuori, che è proprio anche quel 53, cioè la nostra vita interiore e la nostra vita esteriore si devono allineare. Quindi abbiamo un 58 che rappresenta proprio l'8 che distrugge la nostra vecchia mente, perché è una possibilità di opportunità, è una crescita, no? Ci chiede di darci a qualcosa di più alto di noi. Il Sagittario deve cercare la direzione. Sapete che il Sagittario governa come si chiamano? Le cosce e come si dice, le nostre anche, no? Quindi che sono le parti del corpo che ci danno la direzione, che noi colleghiamo la parte più bassa del corpo e la parte più alta del corpo attraverso le anche e le cosce. A seconda di dove noi spostiamo le nostre anche e le nostre cosce, noi ci spostiamo e ci muoviamo nel mondo. Quindi la domanda qui di questa luna è come scegli la tua vita, la direzione nella tua vita, nel senso che la vera direzione non deve essere quella della mente. Il Sagittario ci parla proprio di non una verità mentale, ma una verità dell'insight, dell'intuizione. La nuova verità non emerge dalla mente, che è quello che abbiamo fatto fino adesso, ma emerge proprio dalla nostra vera natura, dall'ascolto profondo di quello che siamo. Quindi questo 58 che viene fuori dalla numerazione, no? Del grado, è un 13 che è la carta nei tarocchi senza nome. Perché? Perché è la carta senza nome, perché non vuol dire che ci parla di un processo trasformativo che non ha nome. Noi non siamo in grado di dare un nome alla trasformazione interiore e non riusciamo a capirla. In questi giorni molte persone stanno male, tanto che mi hanno contattato e perché non abbiamo più il senso della direzione, non sappiamo più in realtà dove apparentemente stiamo andando, perché
perché si stanno cambiando i punti di riferimento, cioè i punti di riferimento non sono più i punti di riferimento della mente, della logicità, perché non c'è più niente di logico, non possiamo più nemmeno controllare il futuro, quello che accadrà, no? Stiamo vivendo tutti molto alla giornata e stiamo cambiando proprio la qualità delle nostre relazioni, per cui per conoscere noi stessi e poterci guidare ed essere, come si dice, leader di noi stessi, come dice Franco, dobbiamo in realtà conoscere veramente chi siamo, e conoscere quella mente che siamo significa non conoscerci con la mente logica, perché questo è quello che ci hanno detto che eravamo, ma chi siamo veramente è qualcosa che noi stessi non conosciamo. Per cui dobbiamo imparare a fidarci più del nostro profondo sentire, di questa conoscenza che portiamo dentro di noi per andare veramente a trasformare tutte quelle che sono le nostre vite. Il simbolo sabbiano di questa luna, sì, luna sole, si dice proprio una cucutrettola appollaiata sul cancello di un cottage. E che cosa vuol dire? La cucutrettola è un uccello azzurro, principalmente azzurro, con delle tonalità azzurre, che è il simbolo della mente orientata spiritualmente, di cui trovate il blu, perché tra l'altro il Sagittario appartiene anche energeticamente al colore blu, che è il coraggio del silenzio, cioè la mente che deve diventare blu come un cielo azzurro, cioè completamente vuota per ricevere l'input e l'ispirazione da un altro livello. Quindi ti dice, se tu sei veramente orientato ad ascoltarti dentro, quello veramente che provi e quello che senti, lì questo uccello blu ti porterà la gioia e la pace, e la gioia e la felicità e la pace, che è il simbolo proprio, la cutrettola è il simbolo di questo. E ci sta portando verso questo futuro, cioè perché la cutrettola ha questa grande capacità di portare e ricevere messaggi da Dio. Quindi ci chiede proprio di ascoltarci profondamente, perché tutto questo ci porterà a benedire, no, la nostra, a ricevere benedizioni per la nostra vita. Marte ci sta veramente spingendo, volevo farvi vedere, no? Questa luna è veramente in un trigono con Marte, che sono molto forti, no? Sono il guerriero spirituale maschile, il guerriero spirituale femminile, no? Dove ci invitano a non ascoltare, perché Eris è la dea della discordia, ciò che non è in armonia con il nostro cuore, e anche a combattere per quello che crediamo, perché se abbiamo la forza di entrare, di farci ascoltare, c'è una nuova qualità dell'essere che sta entrando e che ci sta portando veramente verso una totale rinascita di noi stessi. Ci viene chiesto proprio Chirone, che si trova a 4 gradi in Ariete, retrogrado, sta sottolineando l'importanza dentro, perché retrogrado ci sta portando dentro, a trascendere noi stessi, ad entrare in una nuova realtà dell'essere, e a prenderci le responsabilità di scelte cruciali che ci portino veramente a noi stessi, ad ascoltare fortissimamente questa guida interiore, e non ascoltare più la sopravvivenza, perché il Sagittario, noi sappiamo bene, è l'energia, metà uomo, metà cavallo, e il cavallo è la parte di noi più istintiva, più timorosa, più paurosa, no? Legata proprio alla sopravvivenza. Quindi il Sagittario deve fare proprio una grande trasformazione e di avere il coraggio di seguire quella freccia a cui aspira nel cielo, no? A materializzare la propria visione. Quindi il meridiano del fegato, che è proprio questa pianificazione, ci dà questa forza, questa chiarezza di pensiero per riuscire a vedere con la nostra occhio interiore la visione di chi siamo e dobbiamo andare, ma anche di agire verso il nuovo, verso quello che siamo, no? Grazie, quando il fegato è in salute, il meridiano del fegato in salute, noi riusciamo a vedere la nostra via anche nei punti più scuri, ed è questa proprio questa candela, questo candelabro di Hanukkah che ci chiede proprio di
di fidarci di questa guida, che non è una guida mentale, ma che è un insegnamento che viene da dentro, perché il meridiano del fegato corrisponde alla primavera, corrisponde all'elemento legno e quindi alla nascita, alla crescita, alla rigenerazione, alla visione, all'attività, al coraggio di andare avanti, all'ottimismo, alla forza interiore. Quindi, perché la primavera viene, emerge, quindi questa lunazione e poi di conseguenza questo solstizio ci daranno progressive intuizioni. La risposta alle nostre domande non verrà dalla mente. Non cerchiamo le risposte nella mente, perché proprio il Sagittario, l'esperienza di Ercole Sagittario è l'uccisione degli uccelli di Stinfalo, cioè il silenzio della mente, perché questi pensieri distruggono. Questa La, tra virgolette, uccisione, non ascoltare la mente per lasciare che qualcosa emerga da dentro, nasca con la forza di un sole, no? Presente che il sole è simbolicamente associato al nostro plesso solare, ed è quindi è dal plesso solare, da sopra il plesso solare, che noi sentiamo questo salire progressivo di questa energia che è la nostra intuizione, il nostro sentire profondo. E dobbiamo aprirci a una modalità nuova di gestire le nostre vite. Perché il controllo e il potere, come dice proprio questa lunazione, non appartiene più all'uomo, ma a qualcosa di più grande di lui. La vecchia modalità è finita e la nuova modalità è avere il coraggio di muoverci seguendo quello che sentiamo di essere. E la cotrettola seduta sul cancello di un cottage, il cottage rappresenta la comunità. Quindi la comunità, nel momento in cui noi avremo il coraggio, saremo anche riconosciuti, perché ricordatevi sempre che quello che abbiamo di fronte a noi nella nostra vita è l'effetto del nostro passato, delle scelte del nostro passato, di come abbiamo agito nel nostro passato. Ed è qui, solo adesso, che dobbiamo ascoltare dove dobbiamo andare verso il futuro. E seme lo mettiamo qui adesso, ascoltando nel silenzio questa voce interiore, che poi in realtà è il nostro emisfero destro. Se volete supportare proprio questo meridiano, in questo momento, in questi giorni, l'ideale sarebbe camminare in una foresta, in un bosco, no? In un parco, perché supporta proprio la rigenerazione dell'elemento legno, del fegato. Quindi, se avete la possibilità di farlo, veramente vi invito a farlo. L'altra cosa è proprio, potete utilizzare elementi che supportano il meridiano del fegato, cibi, se avete piacere, sono l'avocado, gli sprout, sapete, questi tutti i piccoli sprout, e anche il cavolo. E se volete lavorare con i cristalli, la cosa migliore è proprio, come si dice, l'agata muschiata, la pietra di luna, l'avventurina verde, la malachite, l'aragonite e la fluorite verde. Quindi, perché tutto quello che è contrario al fegato ci porta nella direzione sbagliata e quindi a vivere anche esperienze, diciamo così, non piacevoli. Nel caso in cui accadano queste esperienze, perché c'è un'energia proprio di una tempesta inaspettata, il simbolo di Palla di Atena, dove ci chiede proprio di avere la sicurezza interiore per affrontare le crisi. Qualunque cosa accada, ci sta dicendo che dobbiamo cambiare direzione o dobbiamo andare, avere il coraggio della direzione che stiamo andando, se quella che sentiamo essere. L'eclissi ci chiede di rimanere fedeli a quello che sentiamo, qualunque cosa accada. Perché la verità è la verità di quello che sentiamo dentro, non di quello che dicono gli altri. Questa sicurezza, no? L'altro giorno parlavo con una mia cliente che mi diceva: tutto sta cambiando. Io dicevo: ma tu stai perdendo fiducia, no? E mi diceva: sì, quindi non perdete la fiducia in quello che sentite di essere, perché come potete realizzare quello che siete se voi siete i primi a non avere fiducia in quello che rappresentate, in quello che sentite di essere? È una forza, è più forte la vostra mente o è più forte il vostro cuore? È una domanda
importante questa. La fedeltà che stiamo cercando è la fedeltà al nostro progetto divino, che non è mentale, ma è contenuto nel fegato. Il fegato conosce il nostro progetto. Pensate che una delle cose che si dice proprio nella cultura ebraica è: quello che è il tuo modo di pensare oggi sarà il tuo cuore nella vita successiva, e come sarà il tuo cuore sarà il tuo fegato nella vita successiva ancora. Quindi come noi pensiamo va ad influire sull'energia del fegato nelle nostre incarnazioni, e per questo il fegato è importantissimo. State seguendo voi stessi o state ignorando quello che voi siete? Quindi la grande domanda qui è di fiducia. Sagittario, il blu, no? È la fiducia, la fede in quello che siete. Perché facciamo presto ad avere fiducia quando tutto va bene, ma facciamo più fatica quando abbiamo a credere nel nostro cuore, quando le cose non vanno bene. Ma stiamo morendo ad un livello, no? Stiamo lasciando andare quello che siamo stati, come lo siamo stati, quello che pensavamo di essere, e dobbiamo aprirci a questo grande impegno verso noi stessi, che è una grande responsabilità nei confronti della vita di noi stessi. Quindi questa congiunzione di Saturno con Giove, il giorno del solstizio, darà proprio questa grande forza di portare avanti. Tra l'altro Giove è proprio il fegato, questa grande forza di espandere quello che sentiamo veramente di essere. E solo se facciamo questo possiamo diventare il miracolo che siamo, perché ricordatevi che i miracoli non avvengono così, e i miracoli avvengono quando noi seguiamo le leggi della vita, quello che la vita ci chiede, e riusciamo a soddisfare le richieste che la grande vita ci chiede, non la vita come sopravvivenza, perché quello che noi stiamo facendo, stiamo uscendo da questa grande sopravvivenza. Quindi abbiate la forza di essere, tra virgolette, il miracolo che siete. E mi piacerebbe leggervi una frase dal corso I Miracoli, proprio in relazione al miracolo, no? I miracoli avvengono naturalmente come espressione d'amore. Il vero miracolo è l'amore che li ispira. In questo senso tutto ciò che viene dall'amore è un miracolo. E qui, in questa lunazione, in questo silenzio interiore, la grande domanda è: hai la forza di amarti profondamente per quello che dentro sei, per creare, ispirare il miracolo della tua vita? È un momento di riflessione e di silenzio, quindi vi lascio con questa domanda, che è molto grande, molto profonda, e Saturno ci aiuterà a realizzare, concretizzare questa grandissima energia in questo suo passaggio, in questa settimana così importante per tutti noi. E vi auguro una domenica fantastica e una meravigliosa luna in una celebrazione fantastica di Hanukkah. Lunedì accendete una candela al tramonto, perché va accesa al tramonto, a voi stessi, simbolicamente grazie per offrirmi la capacità di vedere che io stessa o stesso sono un miracolo. Un abbraccio tanto e buona domenica.